Sono d'accordo con te, nel senso che il primo tempo mi è piaciuto molto, dalla mia squadra fino al gol stiamo facendo molto bene. Il gol naturalmente è irregolare perché io ero lì, l'ho visto, il fallo lì, ma ha innervosito un po' i ragazzi che pensavano più al torto subito che non a recuperare la partita. Quindi anche dentro gli spogliatoi mi sono dovuto incavolare un po' perché appunto pensavano al torto subito, invece c'era da recuperare una partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto tanta fatica perché poi quando devi recuperare vedi che non riesci a creare Anzi, tanto. spesso agli sport alle ripartenze No, loro, no? Come è poi il accaduto. caldo Sì, la umido. faceva da un'umidità incredibile, faceva da padrone. Ho provato a mettere fare una formazione ultra offensiva, sapendo di concedere degli spazi Certo. agli avversari che ne hanno approfittato più che altro, però penso per errori individuali e non Sì, beh, perché certo, alcuni anche abbiamo abbastanza sbagliato evidenti. tanto. La cosa positiva è che ancora una volta questa squadra non ci ha creduto, ha pareggiato. Direi che la Fermana nel secondo tempo ha avuto occasioni importanti, anche nel primo, perché anche nel primo ci avevamo avuto un paio di occasioni per fare un altro gol. Però nel secondo abbiamo avuto, secondo me, più predominio come occasioni. Poi dopo è vero che in una fase del gioco siamo un po' arretrati, ma ci stava secondo me in quel momento, anche perché noi quando abbiamo spazi con alcuni giocatori siamo più bravi. Infatti, quando la Maceratese ha rinunciato all'uomo all'interdizione di centrocampo, siete avanzati a frotte, insomma, davanti alla. Mi fa piacere che l'hai notato, Beh, questa è l'oggettività. penso che la Fermana in un tratto Però del il primo secondo tempo tempo ha quasi dominato. era stato La molto Maceratese, equilibrato, no? Con è un'occasione vero. per parte, voi avete realizzato, sia pure forse un No, fallo la di Magnus. Maceratese probabilmente ha iniziato anche meglio di noi, Sì, è vero. sicuramente ha fatto 20 minuti migliori dei nostri. Siamo stati fortunati a non prendere gol lì, a recuperare, poi nel finale La ci speranza. poteva essere anche la beffa per la Fermana e Ecco, il sì, risultato è a vero. Ma favore sarebbe nostro. stato forse troppo, no? O no? Però, insomma, Sarebbe uno visto, prendeva, visto salutava e quello andava a casa, insomma. esatto, poi dopo alla fine i Senti, punti sono quelli io finali. l'ho chiesto a Di Fabio e la domanda più insistita e insistente che c'è qui, che circola nella tifoseria maceratese, si aspettavano gli svincoli dalla prima e seconda divisione per una punta e comunque anche per un difensore centrale che è considerato assolutamente necessario. Ma, Ecco, arriva uno dei due o tutti e due? sicuramente come società si sta guardando, non si sta sicuramente con le mani in mano. Ecco, si vorrebbe fare scelte azzeccate come fu l'anno scorso per Luisi e per Segarelli. Quindi magari guardarsi un attimino Beh, Segarelli un intorno, po' meno, un po' diciamola meno, pure, per dai, Luisi, per Luisi sì. però ecco, guardarsi un attimino intorno per non sbagliare queste scelte. Mi sembra che che tutto sia andato in maniera regolare in campo, qualche ammonizione, ma non per giochi violenti, Infatti, è tra il da un punto pubblico. di vista dirigenziale, ho piacere di sottolineare proprio il feeling che si è subito stabilito fin dall'arrivo delle squadre in campo, sia con i giocatori, tra dirigenti, di una massima correttezza, un massimo rispetto, e questo va sottolineato al di là di chi sfottò della tifoseria, ma comunque è stato un bellissimo segnale per lo sport in un derby così Vabbè, sentito. adesso speriamo che la storia si ripeta a Civitanova, c'è la controprova immediata, no? Vediamo, Anzi, doppia speriamo. controprova. Sì, qualche occasione ha avuto in più la Fermana sicuramente. Noi siamo partiti molto bene, i primi quarto 20 minuti abbiamo giocato veramente bene. Poi sicuramente il gol ci ha un po' creato qualche difficoltà. Però ecco, si sta lavorando e secondo me questa squadra crescerà, insomma, con le giornate che passano. Diciamo che la tardella Ha sono sempre vicino, sofferto, anche penso, se finché non è arrivato il sicuramente gol del pareggio. comunque non vederla dal campo sicuramente, star lontani così fa male a Però, tutti. dottore, mi permetta, non era fisicamente presente al campo, però una gigantografia in gradinata. E poi ogni 5 minuti lo speaker che per un motivo o per l'altro, anche con l'offerta del caffè, che Certo. io ho gradito, molto buono, Grazie.
insomma, spesso il nome della Tardella è rimbalzato nelle Viareggi. D'altronde la Tardella è fulcro della giustamente, città, giustamente, quindi lei comunque sta vicino non solo quando c'è la partita, ma ci sta vicino ogni giorno su qualsiasi allora situazione. Speriamo che arrivi presto questa sospensiva. Sì, speriamo, perché soprattutto per lei, perché insomma artecipe tutta questa opera che insomma sta mettendo su da diversi anni e che si è accollato comunque in qualche maniera alla società. Si aiuta con i suoi collaboratori e poi dà una fiducia immensa, e quindi però certamente tenerla lontana dal campo è una sofferenza ma prima poi, per lei in maniera ma assolutamente immeritata, che ero a Roma e ho visto quello che è accaduto. Speriamo che si riesca in qualche maniera e in qualche modo a portarla più presto al campo. Fare due squadre di Serie D in distanza di meno di 10 km sarebbe stata, anche per la congiuntura economica che vive non solo l'Italia ma l'Occidente in genere, una follia più totale. Io non voglio entrare in merito. No, io l'apprezzo molto perché lei sa, lei è di Macerata, sì, conosce sì. La situazione invece molto frammentata a Macerata. Infatti non voglio entrare in merito alla situazione locale perché non sono cose che mi riguardano dal punto di vista sportivo, posso interessarmi invece per quanto concerne la mia passione politica che mi vede consigliere comunale qua a Macerata e dire la mia. Però non è questa la sede più opportuna, però effettivamente quello che si registra nella città in cui viviamo è abbastanza paradossale. Ho visto che non c'era un uomo sul primo palo e ho cercato di calciare forte, magari in cerca di una deviazione di qualche compagno di squadra, però è andata bene lo stesso. No, vabbè, è stata anche una tua prodezza balistica come hai fatto con il Matili che l'anno scorso è nel termo tante volte, quindi sì. Non è da sorprendersi. Nel gioco un primo tempo abbastanza equilibrato, no? Con l'occasione di loro, forse c'era anche un fallo di mano sul sì, controllo. No, questo te lo dico con certezza, io non capisco come può un arbitro non vedere. L'ha valutato involontario forse. È un fallo di mano nettissimo, dentro l'area di rigore tu non puoi dare, sì. Non puoi far proseguire il gioco, è arrivato questo gol. Queste sono partite difficili dove so di essere marcato, di essere raddoppiato e spesso mi trovo in difficoltà, devo cercare di trovare spazi non facili da cercare appunto in mezzo al campo. Allora, grande Arcolai ancora una volta, tante palle recuperate, gli anticipi, il tentativo di ricostruire, gli appoggi, un tentativo come al solito sotto in area di girate nel primo tempo mi sembra. Sì, anche poi però una fermana dura da affrontare. Sì, anche quando abbiamo fatto gol penso sia stata un movimento, io non l'ho presa, però l'ha presa uno loro. Abbiamo fatto ti credo sulla parola. Quindi... E niente, anche questa volta un episodio sfortunato, non era un episodio sfortunato, fallo di mano. Tu sei stato ammonito per le proteste. Sì, perché io rinvio la palla, non può il giocatore loro prende la palla con la mano e calcia in porta. In maniera... Anche perché se voi rivedete... Abbastanza vicino al corpo? Poi, no? Lui c'ha la mano qua. Se voi rivedete le immagini, lui non esulta, convinto perché aspettava il fischio dell'arbitro. Okay. Poi un secondo tempo molto complicato, no? Cambia a centrocampo, la rinuncia all'interdizione. Poi di fronte non è che c'è l'ultima squadra. Sì. Fortissima, la Permana che ha perso, che sotto, ha sprecato anche molto. Vai sotto contro una squadra del genere, poi comunque sì, anche noi il primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, con sì. Pier Gallini penso che al limite sulla riga. Però ecco, poi si fa fatica, perché oggi erano penso 35-36 gradi. Un po' il tasso di umidità altissimo. E si è fatta tanta fatica, però fortunatamente siamo riusciti a recuperarla. E penso che sia anche questa da annoverare come una buona prova, soprattutto di carattere. Che trova conferma a Civitanova nella speranza che magari un vantaggio che dovete gestire voi, non recuperare. Speriamo, sì, sarebbe anche ora, sperando poi di continuare a migliorare la condizione, perché penso che un po' tutti non siamo ancora al 100%, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi con sti caldi si fa un po' fatica.